Siamo alla Camera di Commercio, abbiamo qui il Presidente nazionale della Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionali della FIAIP. Parliamo di agenti immobiliari, ma innanzitutto di liberalizzazioni, di Bolkestein e di come è cambiato il ruolo degli agenti immobiliari, ma innanzitutto come è cambiata l'attività degli agenti immobiliari. Ma l'adozione della Bolkestein, che all'inizio doveva liberalizzare completamente la nostra attività e quindi era volta a cancellare la 3989, grazie diciamo alla cultura anche del nostro lavoro che il Ministero ha ben compreso e grazie all'associazione di categoria, questa idea di liberalizzazione, quindi di deregulation completa, è stata cancellata totalmente. Oggi ci troviamo con un decreto di attuazione che tramuta il ruolo in una sezione speciale del REA del registro imprese, e nei decreti di attuazione ancor di più avremo la possibilità del ripristino completo del tesserino per l'agente immobiliare, con il fatto ancora diciamo più significativo per quanto riguarda i consumatori, che il tesserino, nel momento in cui l'agente immobiliare dovesse interrompere l'attività, viene ritirato. Quindi diventa una vera e propria patente e che tutela i consumatori e tutelerà il mercato. D'altra parte, questo decreto prevede anche che in ogni agenzia immobiliare vi debba essere un agente immobiliare. Sembrerà una boutade, ma in realtà tante agenzie immobiliari oggi nel nostro paese non hanno all'interno delle figure professionali e sono sostanzialmente agenzie abusive. Il fatto di avere un responsabile agente immobiliare di cui la 3989 garantirà anche in questo caso la possibilità per il consumatore di vedersi riconosciuto quel ruolo tutelante che l'agente immobiliare gli deve offrire. Inoltre avremo la possibilità, ogni cittadino avrà la possibilità di entrare in agenzia immobiliare e di vedere il mansionario, o se volete l'organigramma dei componenti dell'agenzia immobiliare, in modo da poter perfettamente individuare quelle figure che possono transare. Quindi un recepimento della direttiva Bolkestein che tutela al 100% il consumatore e innalza il ruolo sociale della nostra categoria. Lei ha parlato della legge 39 del 1989, questa legge è decaduta o invece continua a funzionare, e sostanzialmente l'utente come può controllare che l'agente immobiliare è abilitato realmente ad esercitare la professione? La legge 89 nel recepimento è citata più volte nella legge, nello specifico nell'articolo 36, nell'articolo 73, quindi la legge 39-89 non è mutata, è completamente attiva sia per i requisiti richiesti sia per le formalità per l'accesso alla professione. Quindi una persona che vuole diventare agente immobiliare deve fare corso e superare l'esame, dopodiché potrà procedere con la SCIA. Sicuramente l'agente immobiliare in questo momento non è riconoscibile appieno dalla cittadinanza. Con il decreto attuativo, come dicevo prima, appunto, il cittadino potrà richiedere il tesserino. Naturalmente qui le Camere di Commercio applicheranno, hanno tempo fino al 12 maggio del 2013, quindi vedremo nei vari percorsi che le varie Camere vorranno fare, però potrà richiedere il tesserino, potrà informarsi presso la Camera di Commercio che dovrà online mettere a disposizione quelle che sono le liste degli agenti immobiliari abilitati e dovrà trovare ben visibile all'interno dell'agenzia immobiliare l'organigramma e individuare con cui individuare chi può fare l'agente immobiliare e chi invece casomai fa solo la contabilità. Presidente Righi, in breve, quali le sanzioni per gli agenti immobiliari abusivi? Allora, le sanzioni oggi purtroppo sono sanzioni che vanno da 7.500 euro a 15.000 euro e sono sanzioni civili, praticamente codice civile. Dopo la terza sanzione scatta il penale. Oggi però FIAIP sta sostenendo un disegno di legge presso la Commissione Giustizia del Senato per l'inasprimento dell'articolo 348 del codice civile, e all'interno del disegno di legge 2420 c'è la modifica dell'articolo 8 della legge 3989, che è volta a togliere le tre sanzioni abusive e l'immissione
sanzione immediata al 348 del codice penale. Speriamo che Senato e Camera approvino, come ci hanno garantito sia in commissione che i partiti dell'arco costituzionale, quasi tutti devo dire, sia di destra che di sinistra, ci hanno garantito che ci sarà questa applicazione, questa votazione. Quindi speriamo che con l'applicazione del 2420 si possa passare immediatamente al reato penale e che questo sia veramente un buon viatico per abolire quella che è l'abusivismo nel nostro settore, che voglio ricordare incide sulle casse dello Stato per 450 milioni di euro di imponibile evaso. Ultima battuta, l'economia nazionale ed europea è in crisi, è in discussione l'Eurozona, il mercato immobiliare secondo i dati dell'Agenzia del Territorio del primo trimestre 2012 ha dato dati sconfortanti, un meno 20% di compravendita in meno, come uscire dalla crisi e quali le previsioni di FIAI? Ma sicuramente abbiamo un calo del numero delle compravendite perché il mercato immobiliare afferente ai privati è un mercato maturo, quasi tutti sono proprietari, quindi non riscontrando il giusto prezzo sul mercato chi deve vendere trattiene in proprietà l'appartamento e quindi ecco per spiegato perché il numero delle compravendite sta calando. È un momento di crisi mondiale, quindi non ci sono ricette particolari, tutto è molto legato all'euro, è molto legato alle attività anche del governo, ma noi pensiamo che se le banche dopo giugno potranno riavere un po' di liquidità sicuramente torneranno a finanziare l'immobiliare e quindi prevediamo una breve e lenta ricrescita a partire da agosto-settembre addirittura di quest'anno. Per uscire dalla crisi il settore immobiliare ha bisogno di una tassazione certa e più leggera. L'ultimo decreto Salvi Italia ha inciso per 24 miliardi di euro sul comparto immobiliare. Speriamo che questa contrarietà del governo alla proprietà immobiliare venga a cessare e vi sia una certezza sia per quanto riguarda appunto la tassazione. Voglio ricordare che le aliquote IMU verranno decise per la prima volta nella storia a fine anno, cioè nel momento in cui la gente ha già iniziato, i cittadini hanno già iniziato a pagare e successivamente ci aspettavamo veramente che nel decreto sviluppo ci fosse qualcosa anche per aiutare le giovani coppie che vogliano acquistare casa, tipo l'esenzione dall'IMU per chi acquista la prima casa, l'esenzione per i primi 3 anni. Abbiamo bisogno però anche da parte nostra e anche da parte dei cittadini di smettere di considerare l'investimento immobiliare come un investimento di breve periodo, ma l'investimento immobiliare deve essere considerato per quello che è sempre stato un investimento di medio-lungo periodo che tutela il risparmio degli italiani e mantiene intatte quelle che sono le eventuali crescite inflattive. Abbiamo parlato con Paolo Righi, presidente nazionale della FIAIP, che ringraziamo, Enzo Musella per Immobil News, per oggi è tutto.